ragazzi, bentornati sempre qui su Tecmania con Emilio Primavera. Allora, torniamo a parlare di smart home. Sì, sapete quanto mi piace l'argomento. Mi piace, ragazzi, perché diciamocela tutta, cose come smartphone, tablet, ormai hanno un po' stancato, c'è poca innovazione all'interno. E invece questo della smart home, della domotica, di Internet of Things in generale, è un settore in forte espansione e penso che è forse quello che riesce di più ad aiutare nella vita di tutti i giorni le persone. E la buona tecnologia credo debba proprio riuscire in questo intento. Adesso abbiamo promesso un video dedicato a tutta la smart home che ho in casa, però non è questo il caso. Oggi ci concentriamo su un prodotto in particolare che ho trovato davvero molto interessante, molto utile, ossia stiamo parlando della Linus Smart Locker di Yale. Cominciamo! Bene, che cos'è allora Linus Yale? Beh, come avrete sicuramente intuito, si tratta di una serratura smart che vi permette di controllare anche a distanza tramite smartphone la vostra porta di casa in tutta sicurezza e inoltre potete anche controllarla tramite gli assistenti virtuali e non solo, perché potete, a differenza di altre serrature simili, sapete che io ne ho recensite anche altre qui sul canale, se volete andate a recuperare vi lascio il link in descrizione. Ma qual è la differenza con altre? Beh, lei si può tranquillamente utilizzare anche con la vostra chiave di casa normalmente. Ma non solo, lei ha alcune chicche a livello smart funzionale che mi hanno convinto e mi hanno fatto preferire lei rispetto ad altre serrature smart simili. Intanto anche il suo design, come vedete, è molto molto curato e molto minimal, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, in qualsiasi casa, e tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto anche un premio per questo nel 2020. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è appunto la facilità di montaggio. Se avete una porta compatibile con serratura europea, per vedere se è compatibile sul sito ci sono tutte le indicazioni per verificarlo, vi basterà semplicemente porre la Linus Yale sulla vostra porta lato interno e bloccarla con dei ganci. Dopodiché lei andrà ad attivare la vostra chiave in modo meccanico, semplicemente tramite questa fessurina qui andrà a girare manualmente la vostra chiave. Sicuramente una delle serrature smart più facili da montare, ovviamente sempre se avete la porta compatibile. Se siete sfortunati, come nel mio caso, dovrete optare per un nuovo cilindro, dovete sostituire il cilindro. Non è un'operazione complicatissima, ragazzi, l'ho fatta io da solo, ci sono tantissimi tutorial su YouTube e in giro, quindi non è neanche tanto complicato. Quindi io ho dovuto sostituire, ho fatto uno step maggiore sostituendo il mio cilindro con quello che fortunatamente Yale propone nel suo store. Potete acquistare il loro cilindro compatibile con qualsiasi porta purché abbia appunto la serratura europea. All'interno trovate tutti gli adattatori per montarla in diverse spessori di porta, ovviamente non tutti abbiamo le stesse porte, però questa si adatta facilmente a qualsiasi porta. La Linus è dotata di una batteria al suo interno, in realtà sono due batterie stilo normalissime che possono essere sostituite facilmente tramite questo comparto magnetico e ovviamente verrete avvertiti tramite l'app qualora si stia andando a scaricare, ma nessun problema perché, come vi ripeto, potete comunque agire meccanicamente con la vostra chiave normalmente da fuori e aprire la vostra serratura anche se si dovesse scaricare. Beh, come funziona Linus Yale? Funziona in due modi in realtà, sia via Wi-Fi che Bluetooth. Tramite le applicazioni vi verrà spiegato tutto passo passo per la configurazione, perché ovviamente per la prima configurazione bisognerà manovrare manualmente la prima volta il pomello per calibrare la vostra serratura. Devo dire che lì ci sono stato un pochettino a capire, ragazzi, quando vi dirà girate finché non si ferma la serratura, intende di chiudere tutti i passetti finché non si ferma. Mi era sfuggito questo passaggio, avevo girato il pomello fino a quando non si fermava e non riuscivo bene a calibrarlo. Però detto questo, alla fine è stato semplicissimo. Una volta configurata, tramite l'app è possibile fare diverse cose. Si può aprire ovviamente e bloccare la serratura anche a distanza. Ma
ma se volete controllarla tramite assistenti virtuali avrete bisogno anche del bridge, sempre venduto da Yale. Il bridge vi permette appunto di comandare la serratura a distanza tramite anche gli assistenti virtuali, tramite Siri. Non vi ho detto che è compatibile sia con HomeKit che ovviamente Alexa e Assistant. Il tutto tramite app. L'app è abbastanza completa, magari la rivedrei un attimino meglio su quanto riguarda il design complessivo, però è abbastanza facile e accessibile, l'user experience è semplicissima e troviamo una serie di funzionalità veramente fantastiche. C'è la possibilità di aprire automaticamente la porta proprio via la spalanca quando arrivate in prossimità della porta e chiuderla in automatico quando vi allontanate da casa. Questa è una delle funzioni che mi sono piaciute maggiormente. Ovviamente tutto questo funziona grazie al Bluetooth e alla vicinanza col vostro smartphone e dovete ovviamente per motivi di sicurezza essere loggati nell'applicazione col vostro account. In realtà potete aggiungere allo stesso account degli ospiti, comunque altre persone della famiglia, in modo che anche dal loro smartphone possano usufruire di queste funzionalità. Inoltre potete vedere sempre ovunque voi siate, chi è in casa, chi ha aperto la porta, se la porta è rimasta aperta, perché in realtà quando andate a montare la serratura c'è anche un sensore che vi dice se la porta è aperta o chiusa, cosa molto ma molto interessante perché in caso di furti ovviamente verrete avvertiti subito dall'applicazione. E quello della sicurezza è un punto molto importante, che forse è quello che inizialmente anche a me aveva un po' fatto storcere il naso montare questi tipi di serrature smart, ma in realtà sono molto più sicure, anzi aiutano appunto per verificare se la porta resta aperta, qualcuno la apre, chi entra in casa, eccetera. E se ovviamente decidete di attivare la modalità di apertura con assistenti virtuali, di default è disattivata, si può solo chiudere. Ma se decidete di attivarla, vi verrà chiesto di impostare un codice di sicurezza da dover dire per aprire la serratura, se no chiunque da lontano potrebbe comunque tentare di aprirla. Vi faccio vedere. Alexa, apri porta. Qual è il codice vocale per il dispositivo porta? Ha notevoli vantaggi, diciamo, anche perché non può più succedervi di restare fuori di casa, magari perché avete dimenticato le chiavi, come è successo a me qualche tempo fa. Ma se possedete un B&B o comunque affittate camere o un appartamento, la cosa migliore da fare è acquistare anche il tastierino numerico, perché questo vi permette di impostare un codice anche momentaneo per permettere appunto agli ospiti di entrare senza dovergli necessariamente dargli una chiave. E il tutto ovviamente potete gestirlo a distanza, addirittura non avrete più la necessità di vedervi con le persone per consegnare manualmente le chiavi, gli date il codice a distanza, poi decidete fino a quando renderlo disponibile o meno. Ma non finisce qui ovviamente, perché essendo compatibile con gli assistenti virtuali, con la domotica, potete rendere automatizzato il tutto, soprattutto con i prodotti Philips Hue. Ad esempio, io l'ho impostato che in automatico quando mi avvicino, arrivo a casa, la porta si apre e automaticamente si accendono le luci a un determinato orario, ovviamente di sera, non di giorno. Ragazzi, questa sembra una funzione, una banalità, se ne può fare a meno, ma una volta che ce l'avete, vi assicuro, vi cambia la vita, soprattutto quando tornate a casa magari con la spesa, è comodissimo avvicinarsi semplicemente alla porta e vedersela aprire, spalancare ed entrare. Ovviamente poi potete impostare a piacimento tutte le automazioni, ad esempio ho messo anche un suono che effettua Siri una volta che entro in casa per darmi il benvenuto e via dicendo. Che dire, ragazzi, io penso non tornerò mai più indietro dopo aver provato questa Yale Linux. Ci tengo a dire che non è assolutamente un video sponsorizzato, ma semplicemente mi hanno fornito i prodotti per testarli e devo dire, ragazzi, mi sono trovato veramente bene, se no non avrei neanche parlato. Un altro tassello che si aggiunge alla mia ecosistema smart e spero di portarvi quanto prima il video completo con i migliori accessori smart per la casa.
Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Spero vi sia stato utile per capire, per comprendere meglio questo tipo di serrature, se fanno al caso vostro oppure no. Io vi ricordo di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, iscrivervi se non siete già iscritti e lasciare un bel like qui sotto, che è molto importante. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!